Ciao a tutti da Marco Rinaldi per marconline.net. Oggi sul banco di prova abbiamo il Samsung Galaxy S2 GT i9100 grazie al nostro amico Federico Tomasi. Lascio la parola a lui per questa video recensione. Salve a tutti amici di Marco Online, Federico Tomasi per marcoonline.net. Oggi andiamo a esaminare il Samsung Galaxy S2. Cominciamo a fare una panoramica delle specifiche di sistema. Intanto andiamo a vedere le dimensioni, che sono 6,61 x 12,58 con altezza di 8,49. Abbiamo un terminale che è veramente leggerissimo in mano, pesa appena 116 grammi. Proprio appena l'ho scartato, credevo di romperlo. Andiamo ora alle specifiche un po' più tecniche. Abbiamo un processore che è uno dei migliori attualmente sul mercato. Abbiamo un dual core da 1,2 GHz. Per quello che riguarda i display, invece, abbiamo un display che veramente regge il confronto anche per i più esigenti. Abbiamo un display da 4,27 pollici, Super AMOLED Plus. Risoluzione 800x480, però vi assicuro che riesce a tenere il confronto anche con risoluzioni più alte. La batteria, purtroppo è una data dolente di questo terminale, 1650 mAh, che non riescono sempre a garantire una longevità abbastanza durevole per questo terminale un po' dispendioso, un po' esoso in termini energetici. La fotocamera, abbiamo una fotocamera principale da 8 megapixel e una fotocamera frontale per la videocamata da 2 megapixel. Il terminale viene dato. Il terminale monta di default un Android 2.3.3. Abbiamo 16 GB di memoria interna che sono estendibili con uno slot microSD fino a ulteriori 32 GB per un totale quindi di 48 GB. Benissimo, andiamo a vedere il terminale. Lock screen molto, molto simpatico, si può scorrere in tutti i lati indipendentemente. Andiamo a vedere un po' il touchscreen che è veramente molto reattivo, non teme assolutamente il confronto di altri terminali. Vi faccio notare appunto come la risoluzione, che sembra limitata, 800x480, non fa perdere assolutamente alcun dettaglio del dettaglio dello sfondo. Perfetto, abbiamo messo a fuoco, vedete come riesce comunque a reggere il confronto con i concorrenti. Benissimo, passiamo adesso alla fotocamera che abbiamo detto essere di 8 megapixel, riesce a registrare video anche in HD 1080p, full HD quindi. Benissimo, l'interfaccia della fotocamera è un'interfaccia molto, molto semplice, classica, col pulsante centrale, non il tasto home di Android che ci farebbe invece tornare alla schermata principale. Quindi abbiamo un tasto sul touchscreen per scattare la foto, andiamo a fotografare ad esempio Orologio. a fotografare per esempio l'orologio che abbiamo qua sulla scrivania. Benissimo, il flash a LED ci ha aiutato in questa foto. Andiamo a vedere. La foto è venuta perfetta. Zoom, Vediamo il classico micro zoom. La foto non zoom. Il perde dettaglio assolutamente nel assoluto. dettaglio. Assolutamente perfetta la foto. Vediamo qualche foto scattata in precedenza alla galleria, così vediamo anche la bellissima galleria che ci offre Android. Abbiamo la foto appena fatta, varie altre. Questo è un video in HD che andremo a vedere appena seminiamo la parte video. Vediamo qua come appunto la foto riesce a non perdere il minimo dettaglio. Veramente una buona fotocamera. Chiaramente la galleria è molto bella anche a vedersi. Vediamo una foto panoramica, appunto. Sempre molto dettagliata. Vediamo com'è molto reattivo anche lo zoom, non perde tempo nel recupero dei dettagli. Questo vedremo anche nella parte internet, il browser è fatto molto bene. Bene, andiamo a vedere la parte video, che può riprendere appunto in 1920x1080. Abbiamo numerosissime opzioni per i più appassionati di fotografia e di riprese. Abbiamo anche un'interfaccia per la fotocamera che è assolutamente personalizzabile. Vediamo come possiamo trascinare qua sul lato tutti i nostri effetti preferiti per avere un rapido accesso. Possiamo anche modificare quelli di default. Insomma, veramente personalizzabile.
Passiamo ora a fare un video in macro. Poi troverete sul blog. Chiaramente lo troverete sul blog, sì. Ricordiamo anche che a risoluzione minore abbiamo anche la possibilità di zoomare i nostri video. Vedere il video panorama. Andiamo a vedere il video. Video appena fatto, che troverete anche sul blog, chiaramente. La macro mette a fuoco La bene. macro mette a fuoco molto bene, sì. Andiamo a vedere ora un video panoramico che abbiamo fatto in precedenza. Sempre 1080. Salve a tutti, in diretta da casa di Marco Rinaldi per marcoonline.net. Vediamo questa bellissima vista di questa vista in Villa in Costa Smeralda. Salve, Marco Proviamo un po' pulito. le prestazioni del video in HD del Galaxy S2. Per l'appunto l'audio è bello pulito. C'è il rumore di fondo, un Qualche po'. rumore di fondo, sì. Purtroppo la stessa qualità audio non sempre si mantiene se eccediamo nel volume dell'altoparlante o ad esempio nel via voce della chiamata, quindi da questo punto di vista ci dobbiamo limitare. Però devo dire un punto a favore sono le casse molto potenti che ora andiamo un attimino a far sentire, per quanto in video non può rendere come di persona. Se troviamo un qualunque brano. Partiamo con così tanto per gradire. Non so se da casa riuscite a sentire quanto rende bene la cassa. Qui nel modo in cui si affianca con noi. Vediamo anche un player abbastanza carino come interfaccia. Ottime le casse, devo dire, davvero ottime. Benissimo. Facciamo ad esempio, vediamo il client mail, ad esempio il client di Gmail che è assolutamente chiaramente integrato con Android. Aspettiamo un attimo che Marco ci mandi una mail. No, sull'altro. Ah, perfetto, abbiamo una mail sul client generico che in questo momento ci farà vedere le mail ricevute su un client hotmail. Se potete evitare di mandarmi spam solo per farmi scherzi, mi fate un piacere. Benissimo, un saluto al nostro redattore preferito Marco Online. Vediamo il client mail come si interfaccia in Netscape, molto, molto comodo per scorrere le numerose mail che ci possono arrivare. Eliminiamo. Benissimo. Me lo tagliamo. Erano i messaggi. Una bella feature anche nei messaggi che ci dà questa stessa interfaccia molto comoda per scorrere le varie conversazioni tra i messaggi. Benissimo, passiamo adesso alla parte internet. Facciamo vedere che siamo in wifi. Passiamo ora al browser di default e andiamo a vedere una pagina a caso, ad esempio Marco Rolla. Anzi, proviamo la ricerca vocale che abbiamo trascurato finora. Marco Online. Ricerca vocale funziona egregiamente. Ci fa subito ritrovare i primi risultati. Andiamo a vedere Marco Online. Andiamo a scorrere un pochino per vedere la parte internet. Ci carica già la versione. Sì, ci carica già la versione desktop perché probabilmente l'abbiamo caricata in precedenza. Andiamo a vedere come rapidamente viene subito rielaborato il testo a seconda dello zoom che impostiamo. Molto reattivo, molto fluido, veramente ineccepibile il browser. Le Andiamo. animazioni in flash vanno Andiamo a... come Sì, le animazioni in flash sono molto fluide, perfette. Non riscontro alcun problema. Perfetto, andiamo a vedere un video in HD su YouTube. Con il nostro magnifico QR code, trovo l'applicazione, perfetto. Simpatico suono di notifica che ci informa che abbiamo trovato il video. Andiamo appunto ad analizzare meglio il flash player. Benissimo, abbiamo qui il video. Un attimo è carico, perfetto. Andiamo a selezionare meglio la risoluzione. Vediamo invece come funziona qui. Errore mio che ho cliccato YouTube cercando la risoluzione.
piccolo bug del player di YouTube che non ci consente di solito le varie risoluzioni. Vabbè, andiamolo a vedere in 360p. Speriamo poi di fare una rettifica in cui vediamo magari un video in HD. Risoluzione più alta. Segno che l'aggiornamento, come confermato dal computer, è avvenuto con successo. Ecco, riparte la ricarica, quindi torna a funzionare normalmente. Possiamo staccare. Andiamo assolutamente fluido, nonostante lo stress che Marco sta sottoponendo al terminale. Benissimo, passiamo oltre. Andiamo a vedere un po' come il terminale reagisce a uno stress più intenso. Andiamo a seguire il benchmark. Qui la nostra simulazione in 3D. Nel frattempo facciamo un attimo un riassuntino di quello che abbiamo detto, aggiungiamo anche qualche altra cosa. Perfetto, abbiamo finito, risultato del benchmark, vediamo. Il terminale monta Android 2.3.3, 16 GB interni espandibili, abbiamo il microfono, un microfono superiore per la soppressione dei rumori, abbiamo alla base una porta micro USB che funge anche da caricabatterie, da interfaccia per collegare il dispositivo in USB, e funge anche, ha anche una porta MHL integrata che ci consente appunto di proiettare, di trasmettere video in HD su altri schermi con l'apposito cavo. Oh, perfetto. Abbiamo anche il dispositivo supporto il Bluetooth 3.0, scusate, con l'Apsus. Perfetto, proviamo il multithread. Vediamo ottime reazioni. Proviamo adesso SmartBench. Che dovrebbe essere ottimizzato per il dual core. Dovrebbe essere appunto ottimizzato per il dual core, come ci ricorda Marco. Vediamo. Mamma mia, bravissimo. Molto tranquillo, molto. Acqua fresca per il nostro Galaxy S2. Sul salsa ha perso la doppia del tempo. Vabbè, chiaramente, terminale di fascia diversa. Benissimo. Abbiamo visto il telefono come reagisce sotto stress. Quando saremo più attrezzati magari faremo vedere anche la videochiamata, perché non abbiamo il terminale per cedere. Siamo uniti solo del salsa che ci dà la prima Marco. Vediamo, cosa manca? Manca qualcosa? Pare che abbiamo detto un po' tutto. Facciamo vedere un attimino l'interfaccia di Samsung, che è molto, molto carina, anche, nonostante molti preferiscano la Sense. Qua abbiamo appunto svariati widget, anche a seconda delle applicazioni che installiamo, comunque sono scaricabili dal market. Ad esempio qui abbiamo un widget per le mail, che è rimuovibile molto facilmente. Abbiamo ad esempio il widget del market. Insomma, svariatissimi widget per tutte le esigenze. Rimuovibili altrettanto facilmente. Vediamo come anche le icone sono spostate all'interno di una griglia di 4x4, quindi 16x per desktop. Chiaramente convivendo con i widget. Vediamo le sette screen dell'interfaccia di Samsung, che sono spostabili fra di loro. Possiamo cambiare come preferiamo l'ordine senza alcun problema, quindi velocizzando anche moltissimo gli ordinamenti e le app. Vediamo qua la schermata delle applicazioni, classica schermata a scorrimento laterale.
che va in loop ricongiungendosi all'ultima schermata, che si può ordinare anche come preferiamo. Si possono disinstallare le applicazioni direttamente dall'interfaccia, oppure possiamo metterla ad elenco in ordine alfabetico. Classico menu a tendina a scorrimento in alto ad Android, con tutte le utilità che possiamo ritenere più utili, oltre ai numeri, ovviamente ai numerosi widget. C'è il task killer di Samsung, che era carino. Task killer di Samsung, lo vediamo subito. Prendo in maniera prolungata il tasto home, abbiamo le ultime applicazioni utilizzate e la giornata, che ci fa un attimo una panoramica delle applicazioni aperte che possiamo chiudere singolarmente o tutte. Ci fa un attimo un riassunto delle ultime applicazioni scaricate, la RAM, la memoria, insomma, no? Una bella panoramica di insieme. Benissimo, cosa altro dire? Facendo un po' riassunto, il terminale è un ottimo terminale, senza dubbio, però non manca i difetti, perché come abbiamo detto ha una longevità a livello di batteria piuttosto limitata. Bisogna, insomma, più di un giorno per chi ama usare il proprio telefono, per chi ama smanettarlo, non si riesce a durare. Abbiamo, purtroppo no, manca un client mail che mappa le cartelle IMAP, speriamo questo in futuro verrà, questo buco in futuro verrà riempito. La scrittura a mano non è fantastica, certe volte abbiamo accennato appunto alle casse che gracchiano un po' se si spara il volume un po' troppo alto, anche nelle chiamate in via voce, e quindi da questo punto di vista bisogna limitarsi. Ultima pecca personale che vorrei farvi notare è che le cuffie che sono date in dotazione sono ottime cuffie con auricolari in ear con tre diversi gommini per le varie vostre misure. Purtroppo i comandi sul lato sono alquanto scadenti, perché servono semplicemente ad aprire e chiudere la telefonata. Non si può alzare il volume, non si può cambiare brano, insomma, per gli amanti della musica questa è una nota di demerito per il Samsung Galaxy S2. Benissimo, amici Marco Online, questo è tutto. Ci aggiorniamo per ulteriori dettagli su Galaxy S2 quando saremo pronti a farvi vedere la videochiamata, ad esempio. Grazie a tutti dell'attenzione e grazie di averci scelto. Un saluto a tutti da Marco Rinaldi per marconline.net.